Buongiorno a tutti, siamo a Poasco, oggi 2 giugno, con il mercatino dei bei ricordi nella piazzetta di Via Unica, qui adiacente alla scuola, di fronte all'ex ufficio anagrafe, nonché sede del comitato di quartiere. Iniziativa che è partita dalla proposta di alcuni cittadini del nostro quartiere, che è stata sponsorizzata dall'amministrazione comunale, che ha reso possibile il tutto inserendola tra le iniziative della settimana del benessere. Ho qui con me due dei promotori che adesso ci diranno come è nata un po' questa iniziativa. Allora, il mercatino è nato per la passione che ho di stare a contatto con la gente e insieme ci si aggrega, ci si conosce meglio e poi si fa attività che può sfociare nei mercatini o anche in altre attività. Abbiamo qui Daniele, un altro cittadino che si è fatto promotore di questa iniziativa. Allora Daniele, vedo che c'è presente molti gazebi, da dove vengono e chi siete? Sì, buongiorno. Sì, in effetti i gazebi oggi sono 11, quindi abbiamo coinvolto tutti i cittadini di Poasco a partecipare a questa iniziativa. In 11 hanno risposto, è già un buon risultato, essendo la prima volta che facciamo questa iniziativa, e ci auguriamo per il futuro che qualcun altro si possa aggregare e quindi aumentare questo spazio e questo modo di comunicare tra di noi. E non dimentichiamo che il mercatino coinvolge anche i bambini, quindi se i bambini vogliono venire a esporre i propri giochini, a scambiare i giochini, ai giornalini eccetera, possono farlo liberamente. E quindi con l'aiuto appunto dell'amministrazione comunale ci auguriamo che nei prossimi mesi questa iniziativa possa ripetersi e proseguire per il futuro. Assessore, allora, come le vediamo queste iniziative e che cosa diciamo al quartiere a fronte di una bella iniziativa che parte dal basso come questa? Allora, indubbiamente è stato un onore e comunque una volontà quella dell'amministrazione quando ci si è stata proposta questa attività di poterla supportare. Rientra nella settimana del benessere perché comunque è il benessere dei cittadini, il fatto di incontrarsi, è il benessere dei cittadini che si mettono in gioco e quindi che aiutano a ricordare, anche prendendo il titolo dall'iniziativa. Da parte nostra ci sarà comunque il supporto per ulteriori eventi futuri all'interno del quartiere e speriamo che la cittadinanza risponda sia visitando il mercatino sia nell'essere partecipe nelle prossime edizioni. Spesso ci viene detto a Poasco non si fa mai nulla. Eccoci qua oggi a raccogliere l'idea di alcuni cittadini a realizzare questo mercatino dei bei ricordi per fare come sempre di Poasco un quartiere delle famiglie. Grazie.